Professore, allora, dall'esperienza di Covid e cuore nasce cuore e perché c'è stata questa evoluzione e quali sono i driver che hanno portato a questa scelta? La risposta è articolata. In realtà, siamo partiti con Covid e cuore convinti che fosse appropriato affrontare in un momento in cui le cure per il Covid erano ancora difficili da individuare con precisione, la questione del cuore e delle ripercussioni che il Covid poteva avere sul cuore. Ci è sembrato quindi giusto offrire ai nostri colleghi una visione di dettaglio di quanto stava evolvendo in termini di conoscenze e di indicazioni diagnostiche e terapeutiche del Covid. Quindi il momento di Covid e cuore, che è stato il momento di marzo in cui abbiamo iniziato la gestione del portale, si è poi evoluto considerando che pur permanendo, e oggi ne abbiamo la dimostrazione della veridicità di quanto dico, che il Covid continua ad essere un problema permanente, quindi abbiamo fatto noi circa 30 webinar su queste varie questioni connesse a Covid e cuore. Adesso abbiamo deciso di far sì che Covid e cuore fosse uno dei settori, delle sezioni di svolgimento di Cuore E, che si apre a vari altri argomenti, uno fra tutti il digitale. Quindi, quali sono i driver che hanno portato a questa scelta? I driver che ci hanno indotto a passare da Covid e cuore a cuore E sono essenzialmente la consapevolezza che, pur essendo Covid e cuore un argomento importante, abbiamo l'opportunità di utilizzare lo stesso sistema che potremmo definire di intelligenza collettiva, cioè degli esperti, la faculty e i nostri colleghi che partecipando agli webinar e alla discussione anche in via chat sono in grado di interagire sui vari punti per far sì che si abbia un accrescimento dello scambio di idee in vari settori, uno dei quali, come ho detto, è il digitale, che oggi è sulla cresta dell'onda.